Speriamo spesso di chi comanda le classifiche. Questa volta il nostro Carmelo Prestisimone è andato a intervistare i protagonisti del campionato di terza categoria, la capolista del campionato di terza categoria, Napoli, Africa, Napoli United, giocatori della Costa d'Avorio, giocatori del Senegal, giocatori di tanti paesi dell'Africa che in questo campionato, con il terza categoria Napoli, stanno facendo benissimo, vengono da molti quartieri di Napoli, Mater Dei, Stella, Sanità, Arenaccia e sono davvero stati molto molto bravi. È molto più di una squadra di calcio l'Afro Napoli United, prima in classifica in terza categoria, che si allena qui campo Buonocore, San Giovanni a Teduccio, periferia est di Napoli. I giocatori tutti immigrati, c'è chi è arrivato in Italia sbarcando a Lampedusa, sono capoverdiani, tunisini, ivoriani, senegalesi, storie difficili. Molti sono senza lavoro, chi ha bancarelle nella zona della stazione, chi fa volantinaggio, chi si arrangia, come dicono a Napoli, una squadra creata 5 anni fa con l'obiettivo di integrare questi ragazzi sempre tenuti ai margini. Cinque anni fa nasce l'Afro Napoli United. Perché? Ma nasce un po' per gioco, per divertimento, soprattutto per cercare di creare delle concrete opportunità di integrazione per tutti i ragazzi e ragazzi migranti che vivono nella città di Napoli. I due portieri dell'Afro United, Ass, portiere senegalese, e Adam, origini ivoriane però nato a Napoli. Allora, il campionato sta andando bene, primi in classifica, vi state divertendo? Sì, siamo divertenti adesso. Siamo primi del campionato e siamo felici. Dobbiamo continuare così. Gli obiettivi, qual è il tuo obiettivo, il tuo sogno? Il mio sogno è arrivare il più alto possibile per giocare il campionato che conta un giorno. Però qui già la panava di andrò bene. Cerchiamo quest'anno l'obiettivo di vincere il campionato. We'll be right back.